Capitolo 3. Cucchiai. Da Fraser a North Conway era una tirata di 30 chilometri, ma Dan se la faceva ogni giovedì sera, in massima parte perché poteva permetterselo. Lavorava alla casa di riposo Helen Rivington, guadagnava bene e gli avevano restituito la patente di guida. L'auto che aveva comprato non era un granché, una Caprice con 3 anni sul groppone, gomme rigenerate e un catorcio di radio, ma un ottimo motore. Ogni volta che l'accendeva si sentiva l'uomo più fortunato del New Hampshire. Se non fosse stato più costretto a salire su una corriera, sarebbe morto felice. Era il gennaio del 2004. Ultimamente lo Shining se n'era rimasto tranquillo, a parte alcuni pensieri e visioni e gli straordinari all'ospizio. Si sarebbe comunque impegnato in quell'opera di volontariato, ma dopo l'esperienza con l'Alcolisti Anonimi lo vedeva come un modo di riparare i torti fatti, che per gli alcolisti ormai recuperati era fondamentale quanto restare lontani dal bicchiere. Se fosse riuscito a ignorare la bottiglia per altri 3 mesi, avrebbe festeggiato 3 anni di sobrietà. La possibilità di guidare di nuovo era un elemento essenziale delle preghiere di ringraziamento quotidiane su cui Casey Kingsley insisteva tanto. L'uomo sosteneva, con l'amara certezza di un veterano del programma, che un alcolista riconoscente non si ubriacava. Però Dan si recava alle letture del grande libro del giovedì soprattutto perché erano confortanti, intime in un certo senso. Alcuni degli incontri a discussione libera della zona erano spiacevolmente affollati, proprio l'opposto delle serate di North Conway. Secondo un vecchio detto dell'Alcolisti Anonimi, se vuoi nascondere qualcosa a un alcolista, ficcalo tra le pagine del grande libro. E in parte era vero, almeno a giudicare dal numero di presenti alle letture. Anche durante le settimane tra il 4 luglio e Labor Day, in piena stagione turistica, era difficile che al centro veterani si trovasse più di una decina di persone, quando veniva ufficialmente aperto il raduno. Dan aveva ascoltato confessioni che sospettava non sarebbero mai state pronunciate ad alta voce nelle riunioni che raccoglievano 50 o persino 70 alcolisti e tossici per volta. In quelle occasioni chi parlava aveva la tendenza a trincerarsi dietro banalità, ne esistevano centinaia, evitando di andare sul personale. Perciò un sacco di "la serenità è un investimento sul futuro" o di "puoi prendere il mio bagaglio di esperienza solo se ti sobbarchi anche le mie penitenze", ma nessun "ho scopato la moglie di mio fratello quando eravamo entrambi ubriachi". Agli incontri del giovedì sulla sobrietà, gli sparuti partecipanti leggevano il grande manuale blu di Bill Wilson da cima a fondo, riprendendo ogni volta da dove si erano fermati l'appuntamento precedente. Quando lo finivano, ritornavano all'opinione del medico e ricominciavano da capo. In mezz'ora veniva letta una decina di pagine. Nel resto del tempo, il gruppo avrebbe dovuto parlare di quanto appena esaminato. Talvolta succedeva così. Spesso però le discussioni prendevano direzioni inaspettate, come un puntatore ribelle che scorazzava per una tavola Ouija sotto le dita di ragazzini smaniosi. Dan si ricordava una riunione del giovedì alla quale aveva partecipato dopo 8 mesi di sobrietà. Il tema della serata era il capitolo "Alle mogli", pieno di presupposti antiquati che non mancavano mai di innescare una violenta reazione da parte delle donne più giovani del programma. Volevano sapere perché, e ha ragione, secondo Dan, nel corso dei 65 anni della prima pubblicazione del grande libro, nessuno avesse mai pensato di aggiungere un capitolo intitolato "Ai mariti". Quando Gemma T., una tipa sulla trentina che era perennemente tra l'arrabbiato e il profondamente incazzato, alzò la mano quella sera, Dan si sarebbe aspettato un predicozzo sulla liberazione della donna. Invece, con molta più calma del solito, sussurrò: "Ho bisogno di condividere con voi qualcosa che mi tengo dentro fin da quando avevo 17 anni. Se non mi tolgo questo peso, non riuscirò mai a stare lontana dalla coca e dal vino". Il gruppo rimase in attesa. Dan
Mentre tornavo a casa ubriaca da una festa, ho investito un uomo con l'auto. Abitavo ancora a Somerville. L'ho abbandonato sul ciglio della strada. Non sapevo se fosse vivo o morto, eppure adesso non ne ho idea. Ho aspettato che i poliziotti arrivassero ad arrestarmi, ma non è successo. L'ho fatta franca. Era scoppiata a ridere, tipo quando si ascolta una barzelletta molto divertente, per poi reclinare la testa sul tavolo e scoppiare in singhiozzi, talmente profondi da scuoterle il corpo scheletrico da capo a piedi. Così Dan aveva sperimentato per la prima volta quanto potesse essere terrorizzante l'onestà in ogni tipo di rapporto, se veniva messa in pratica sul serio. Aveva ripensato, come gli succedeva ogni tanto, a quando aveva derubato Dini e al bambino che aveva allungato la mano per acchiappare la cocaina sul tavolo. Nutriva una certa ammirazione per Gemma al punto da provarne soggezione, ma lui non sarebbe mai stato capace di quella brutale franchezza. Se avesse dovuto scegliere tra raccontare la storia di Dini o bersi un bicchiere, mi berrei un bicchiere, non c'è storia. quella sera la lettura era: se non bevi, non sei un uomo. Una delle storie contenute nella sezione del grande libro, simpaticamente intitolata Hanno perso quasi tutto. Il racconto obbediva a uno schema ormai familiare: una brava famiglia, le domeniche in chiesa. Il primo bicchiere, la prima sbornia, il successo negli affari rovinato dall'alcol, una serie di bugie sempre più grandi, vane promesse di ravvedersi, l'affidamento a una struttura sanitaria e l'immancabile lieto fine. Tutte storie del grande libro si chiudevano in gloria, era parte del loro fascino. La sera era gelida, ma dentro si crepava di caldo, e Dan si stava appisolando quando il dottor John alzò la mano. Continuo a mentire a mia moglie e non so come smettere. Dan si svegliò all'istante. DJ gli piaceva un sacco. Si scoprì che la moglie aveva regalato a John un orologio per Natale, un modello piuttosto costoso, e quando lei gli aveva chiesto un paio di sere prima perché non lo stesse indossando, lui le aveva risposto di averlo dimenticato in studio. Solo che non c'è. Ho controllato dappertutto ed è sparito. In ospedale faccio un sacco di visite e se mi devo cambiare per mettermi il camice uso uno degli armadietti della sala medici. Sono provvisti di serrature a combinazione, ma non li utilizzo quasi mai perché giro con pochi soldi in tasca e niente che valga la pena di rubare. Orologio a parte, naturalmente, però non mi sembra di essermelo tolto lasciandolo in un armadietto del CNH o dell'ospedale di Brighton, anche se deve essere andata così. Non è per il valore in sé. Continuando a mentirle, mi tornano in mente i vecchi ricordi di quando mi ubriacavo ogni sera e il mattino dopo mi facevo di anfetamina per non crollare. Alcuni annuirono, raccontando storie simili di inganni dettati dal senso di colpa. Nessuno si prodigò in consigli. Gli scambi di battute, come venivano definiti, non erano visti di buon occhio. Raccontarono le loro storie, punto e basta. John li ascoltò con la testa bassa e le mani tra le ginocchia. Dopo che venne passato il cestino, ci autofinanziamo grazie alle nostre piccole donazioni, ringraziò tutti per il loro contributo. A giudicare dalla sua espressione, non sembrava che i discorsi degli altri lo avessero aiutato poi molto. Dopo la preghiera al Signore, Dan mise da parte i biscotti avanzati e impilò i grandi libri sgualciti dentro l'armadio con la targhetta riservato all'Alcolisti Anonimi. Fuori, alcuni si attardarono, intorno alla lattina che serviva da portacenere, nel consueto incontro dopo l'incontro. Lui e John si ritrovarono nella cucina solo per loro. Durante la discussione, Dan era rimasto in silenzio, troppo occupato con il suo personale dibattito interiore. Ultimamente lo Shining non l'aveva più infastidito, ma non era certo scomparso. Grazie alla sua opera di volontariato, sapeva che in realtà era ritornato forte come durante la fanciullezza, anche se riusciva a controllarlo con maggiore facilità. Quel particolare contribuiva a rendere la sua dote più utile e meno terrorizzante.
I colleghi dell'Helen Rivington si erano accorti che possedeva un certo non so che, ma la maggior parte di loro la definiva empatia, senza indagare oltre. La sua vita aveva preso la piega giusta e gli sarebbe dispiaciuto se gli fosse stata affibbiata la reputazione di indovino da circo. Meglio tenersi per sé le proprie stranezze. Però il dottor John era un bravo tipo e stava male. TJ appoggiò la cucuma capovolta sullo scolapiatti e si asciugò le mani con lo strofinaccio appeso a una manopola della cucina a gas. Poi si voltò con un sorriso genuino quanto la panna liofilizzata che Dan aveva appena riposto insieme con i biscotti e il barattolo dello zucchero. «Beh, levo le tende. Arrivederci, alla prossima settimana». Alla fine non fu neanche una questione di scelta. Dan non poteva lasciarlo andare via in quelle condizioni. Spalancò le braccia. «Dacci un taglio!» La leggendaria stretta dell'Alcolisti Anonimi. Aveva visto molti altri scambiarsela, però non ne aveva mai data una in prima persona. Per un attimo John parve titubante, ma poi si fece avanti. Dan lo accolse, pensando: «Probabilmente non succederà nulla». E invece sì. Capitò in un lampo, come quando da bambino gli succedeva di aiutare il padre e la madre a ritrovare qualche oggetto smarrito. «Ascoltami bene, dottore», disse a John mollando la presa. «Tu eri preoccupato per il bambino con il morbo di Gosh». Il medico balzò subito indietro. «Che accidenti dici?» «D'accordo, non lo sto pronunciando correttamente. Gosh, gasp, è una specie di malattia delle ossa». John rimase a bocca aperta. «Stai parlando di Norman Lloyd?» «Se non lo sai tu». «Normy è affetto dalla malattia di Gocher, un'anomalia lipidica, ereditaria e rarissima. Provoca l'ingrandimento della milza, problemi neurologici, portando spesso a una morte prematura e dolorosa. Quel povero bambino ha lo scheletro fragile come vetro e probabilmente non arriverà a 10 anni. Da chi l'hai saputo? Dai suoi genitori? I Lloyd abitano lontano da qui, a Nashua». «Avevi paura di parlargli. I malati terminali ti mettono soggezione. Ecco perché ti sei fermato nel bagno con Tigro sul muro per lavarti le mani anche se erano pulite. Ti sei sfilato l'orologio, appoggiandolo in cima allo scaffale dove tengono i flaconi di quel disinfettante rosso, non mi ricordo il nome esatto». John Dee lo stava fissando come se fosse impazzito. «In che ospedale è ricoverato il bambino?» «All'Elliot. Con i tempi ci stiamo e in effetti mi sono fermato nel bagno vicino all'infermeria di pediatria per lavarmi le mani». Restò un istante in silenzio, aggrottando la fronte. «E poi sì, credo che là dentro ci siano dei personaggi sulle pareti, ma se mi fossi tolto l'orologio me lo ri...» Non concluse la frase. «Scommetto che adesso te lo ricordi, vero?» disse Dan con un sorriso. «Ho controllato la cesta degli oggetti smarriti dell'Elliot, anche quella del CNH e dell'ospedale di Brighton. Niente». «E va bene, magari è passato qualcuno, l'ha visto e se l'è fregato. In tal caso hai avuto una sfiga maledetta. Ma almeno puoi raccontare a tua moglie quello che è successo. E perché? Stavi pensando al piccolo, eri preoccupato per lui e ti sei dimenticato di rinfilarti l'orologio dopo esserti lavato le mani. Molto semplice. E comunque forse è ancora là. Lo scaffale è parecchio alto e quasi nessuno usa quei flaconi di plastica perché c'è un dosatore di sapone proprio accanto al lavabo». «Sono flaconi di betadine. Li hanno nascosti là sopra perché fossero fuori dalla portata dei bambini. Non ci ha fatto mai caso, però Dan, tu sei mai stato all'Elliot?» Una domanda destinata a restare senza risposta. «Da una controllatina sullo scaffale, dottore. Magari la fortuna ti sorriderà». Il giovedì successivo, Dan arrivò in anticipo all'incontro sulla sobrietà. Se John aveva deciso di distruggere matrimonio e carriera per colpa di un orologio da $700, gli alcolisti erano capaci di rovinarsi per molto meno, qualcuno avrebbe dovuto preparare il caffè.
però DJ era già al suo posto, con tanto di orologio al polso. In quell'occasione fu il dottore ad abbracciarlo in una stretta poderosa. Dan quasi si aspettò di ricevere un paio di baci bavosi sulle guance prima che l'altro si decidesse a mollarlo. Era proprio dove dicevi tu. Sono passati 10 giorni ed era ancora là. Pare un miracolo. Ma che? Difficilmente la gente alza lo sguardo se non ha un motivo. È un fatto provato. Come facevi a saperlo? Dan scosse la testa. Non me lo spiego neppure io. Ogni tanto mi capita. Come posso ringraziarti? Ecco la domanda che stava aspettando e nella quale sperava. Mettendo in pratica il 12° passo. John Dee strabuzzò gli occhi. Rispettando l'anonimato. In estrema sintesi, tieni chiusa quella cazzo di bocca. All'improvviso il medico capì e sorrise. Nessun problema. Grandioso, adesso prepara il caffè mentre tiro fuori i libri. Nella maggior parte dei gruppi dell'Alcolisti Anonimi del New England, gli anniversari vengono chiamati compleanni e celebrati con una torta e un piccolo ricevimento. Poco prima che Dan festeggiasse in quel modo il 3° anno di sobrietà, David Stone e la bisnonna di Abra andarono a trovare John Dalton, altrimenti noto come DJ o Dr. John, per invitarlo a un altro 3° compleanno, quello di Abby. Siete gentilissimi, li ringraziò John. Se mi libererò in tempo sarò ben felice di passare. Ma perché ho l'impressione che mi nascondiate qualcosa? Perché è vero, replicò Cetta. E il signor testardo che è qui con me ha deciso che è finalmente giunto il tempo di parlargliene. Ha a che fare con Abra? In questo caso fuori il rospo. La visita di controllo non ha evidenziato nulla di anomalo. È incredibilmente intelligente, socializza all'istante, parla e legge alla perfezione. L'ultima volta che l'ho vista mi ha letto tutto l'alfabeto illustrato di Mary Sendak. Probabilmente l'aveva imparato a memoria, ma è comunque sorprendente per una bambina di neanche 3 anni. Lucy sa che siete qui? Lei accetta se sono alleate contro di me, si lamentò David. Mia moglie è a casa con Abby, occupata a preparare i cupcake per la festa. Quando me ne sono andato sembrava che in cucina fosse esplosa una bomba atomica. Da quello che ho capito mi invitate per tenerla d'occhio? Esatto, intervenne Concetta. Forse non accadrà niente di strano, ma in genere capita qualcosa quando lei è molto agitata, come in occasione del compleanno. Verranno tutti i suoi amichetti dell'asilo nido e un pagliaccio si esibirà in una serie di giochi di prestigio. John aprì un cassetto della scrivania, sfilando un grande blocco per appunti. Che cosa vi aspettate che succeda per la precisione? David tentennò. È difficile dirlo. Cetta si voltò a fissarlo. Continua. È troppo tardi per tirarsi indietro. Sfoggiava un tono spensierato, quasi allegro, ma secondo il pediatra era preoccupata. Anzi, lo sembravano entrambi. Comincia dalla notte in cui non la smetteva più di piangere. Da un decennio David Stone insegnava storia contemporanea americana ed europea alle matricole e sapeva come strutturare un racconto in modo che non se ne perdesse il senso. Iniziò sottolineando che la maratona di pianto della figlia si era conclusa dopo che il 2° aereo di linea aveva colpito il World Trade Center. Poi tornò indietro, riferendo i sogni in cui la moglie aveva visto il numero del volo dell'American Airlines sul torace di Abra e lui quello della United. Nel suo piccolo Lucy ha trovato la piccola nella toilette di un aereo. Nel mio l'ho scovata in un centro commerciale avvolto dalle fiamme. Ne dia l'interpretazione che preferisce. Secondo me quei numeri sono una prova evidente, ma non ho idea di che cosa. Gli sfuggì una risata raggelante. Alzò le mani per poi abbassarle di nuovo. Forse ho solo paura di saperlo. John Dalton ricordava perfettamente il mattino dell'11 settembre e la crisi di pianto della bambina. Forse non ho capito bene. Credete che vostra figlia, da appena 5 mesi, abbia avuto una premonizione degli attacchi e ve l'abbia comunicato telepaticamente? Cetta annuì.
Non avrei saputo riassumerlo meglio. Complimenti! E certo, pare un'assurdità. Per questo mia moglie e io non ne abbiamo fatto parola. Concetta ne è al corrente perché Lucy gliel'ha raccontato quella notte stessa. Lei non ha segreti per la sua momma. Fece un respiro profondo. Cetta lo guardò di traverso. E lei non ha avuto nessun incubo del genere? Le chiese John. La vecchia scosse la testa. Mi trovavo a Boston, fuori dalla portata di Abra, probabilmente. Sono trascorsi quasi 3 anni dall'11 settembre. Immagino che nel frattempo sia capitato altro. In effetti era successo di tutto, e dopo essere riuscito a parlare della storia più pazzesca, Dave raccontò il resto con maggiore facilità. Poi è stata la volta del pianoforte. Sa che Lucy suona? John scosse il capo. Sì, fin dalle superiori. Non è una fuoriclasse, ma se la cava discretamente. Per le nozze i miei le hanno regalato un Vogel. È in soggiorno, dove una volta si trovava anche il box di Abby. Beh, per il Natale del 2001 ho comprato a Lucy una raccolta di pezzi di Beatles arrangiati per pianoforte. Nostra figlia se ne stava nel suo box, divertendosi con i giocattoli e ascoltando la musica. Da come sorrideva e dimenava i piedini era chiaro che le piaceva. John non ne dubitava, capitava lo stesso con la maggior parte dei bambini. La raccolta conteneva quasi tutti i successi del gruppo, tipo Hey Jude, Lady Madonna, Lady B, ma il preferito di Abra era un brano minore, un lato B, intitolato Not a Second Time. Lo conosce? Così su due piedi direi di no, forse l'ho sentito da qualche parte. Ha un bel ritmo, ma a differenza dei soliti pezzi veloci dei Beatles, è costruito intorno a un giro di piano invece che a un riff di chitarra. Pare quasi un boogie-woogie. Abby lo adorava. Quando Lucy lo suonava, non solo scalciava, ma faceva la bicicletta con le gambe. Dave sorrise al ricordo della figlia sulla schiena nella tutina viola, non ancora capace di camminare, ma pronta a dimenarsi nel box come una reginetta della disco music. L'interludio strumentale è quasi solo di piano, semplicissimo. Basta la mano sinistra. Ci sono appena 29 note, le ho contate. Ci riuscirebbe un bambino. E la nostra non si fece pregare. John inarcò le sopracciglia, che quasi sfiorarono l'attaccatura dei capelli. Tutto ebbe inizio nella primavera del 2002. Lucy e io eravamo sotto le coperte a leggere. In televisione c'erano le previsioni del tempo, quelle in mezzo al notiziario delle 11 di sera. Abra era nella sua stanza che ronfava tranquilla. O almeno così eravamo convinti. Lucy mi chiese di spegnere la TV perché voleva dormire. Premetti il pulsante del telecomando e in quel preciso istante lo sentimmo. L'interludio di Not a Second Time. Quelle 29 note. Perfetto, senza neppure un errore. Il suono proveniva dal piano inferiore. Dottore, le assicuro che ci spaventammo a morte. Eravamo certi che un estraneo fosse entrato in casa, ma quale ladro perderebbe tempo a suonare un pezzo dei Beatles prima di rubare l'argenteria? Non ho una pistola. Le mazze da golf erano nella rimessa e allora afferrai il libro più grosso che mi capitò a tiro e scesi ad affrontare il misterioso intruso. Una cosa stupidissima, lo so. Raccomandai a Lucy di non allontanarsi dal telefono e di chiamare subito la polizia se mi avesse sentito gridare. Da basso però non c'era anima viva e tutte le porte erano chiuse a chiave. Per di più il coperchio della tastiera del pianoforte era abbassato. Tornai di sopra dicendo a Lucy che non avevo visto niente o nessuno. Andammo dritti nella stanza di Abra per dare un'occhiata. Non ci fu bisogno di pensarlo, lo facemmo e basta. Probabilmente sapevamo che c'entrava nostra figlia, ma non avevamo il coraggio di dirlo a voce alta. Lei era sveglia, sdraiata nella culla, e ci guardava. «Ha presente gli occhietti furbi dei bambini piccoli?» John annuì, come se potessero rivelarti i segreti dell'universo, se solo fossero capaci di parlare. E magari era proprio così, ma Dio aveva fatto in modo che una volta in grado di esprimersi, non solo con vagiti, si scordassero tutto quanto, proprio come noi ci dimentichiamo i nostri sogni più vividi un paio d'ore dopo il risveglio. Non appena si accorse di noi, sorrise, chiuse gli occhi e si riaddormentò. La notte successiva capitò di nuovo quelle 29 note dal salotto, poi il silenzio.
e poi la corsa verso la stanza di Abby per scoprirla sveglia, che ci fissava senza piangere, senza succhiarsi il pollice, sprofondando subito dopo nel mondo dei sogni. «Mi sta raccontando la verità?» chiese John, non per scetticismo, ma per evitare equivoci. «No, non è uno scherzo?» David restò impassibile. «Oggi non sono dell'umore giusto.» Il pediatra si voltò verso Cetta. «L'ha sentita anche lei?» «No, lasci finire, David!» «Non capitò niente per un paio di notti e poi, dottore, lei ci ha sempre ripetuto che il segreto dell'essere buoni genitori sta nel pianificare ogni cosa.» «Certo.» Era il classico pistolotto di John Dalton ai nuovi papà e mamma. Come cavarsela con le poppate notturne? Stabilendo una serie di regole in modo che uno dei due sia sempre a disposizione e non si muoia di fatica. Come gestire la pappa e il bagnetto e il cambio e le ore di gioco per garantire al bambino una routine tranquilla e costante? Fissando una tabella di marcia, un programma. E in caso di un'emergenza, tipo un lettino che si sfascia o un principio di soffocamento? 9 volte su 10, pianificando tutto con anticipo, il problema si risolverà nel migliore dei modi. Noi ci siamo comportati proprio così, decisi di dormire sul sofà di fronte al pianoforte. Dopo 2 notti di pace, la musica partì mentre stavo per appisolarmi. Il coperchio del Vogel era chiuso e corsi a sollevarlo. I tasti erano immobili. Un particolare che non mi sorprese più di tanto perché mi accorsi subito che le note non arrivavano dal piano. Che cosa? Venivano da sopra lo strumento. Dal nulla. Lucy si trovava nella stanza di Abra. Le volte precedenti non avevamo aperto bocca per la sorpresa, ma in quel caso lei era pronta. Chiese ad Abby di suonare di nuovo il pezzo. Dopo un attimo di pausa la piccola obbedì. Ero così vicino da poter afferrare le note che galleggiavano nell'aria. Un silenzio greve calò nello studio. Il pediatra aveva smesso di scrivere sul blocco per appunti. Cetta lo osservava accigliata. «E la faccenda continua a ripetersi?» domandò lui alla fine. «No. Lucy si è messa Abra in grembo e gli ha chiesto di non suonare più la notte perché ci teneva svegli. Fine della storia.» Si fermò per un attimo, riflettendoci sopra. «Oh, quasi. 3 settimane dopo abbiamo nuovamente sentito la musica, ma molto leggera. Veniva da sopra, dalla camera della piccola.» «Probabilmente si era svegliata e per riaddormentarsi si era suonata la ninna nanna.» Un lunedì mattina, circa un anno dopo il crollo delle Torri Gemelle, Abra raggiunse traballante la porta d'ingresso, accovacciandosi davanti con la sua bambola preferita in grembo. Ormai sapeva già camminare e pronunciare parole comprensibili in mezzo ai balbettii continui. «Che cosa combini, amore?» le domandò Lucy, seduta al piano, impegnata a strimpellare un pezzo ragtime di Scott Joplin. «Papà.» «Cara, il tuo papà non arriverà prima di cena.» la informò Lucy, ma un quarto d'ora dopo l'acura si fermò nel viale e Dave scese con la sua valigetta. Una conduttura dell'acqua si era rotta nello stabile dove insegnava ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Tutte le lezioni erano state annullate. «È stata Lucy a raccontarmelo. Naturalmente ero già a conoscenza della crisi di pianto dell'11 settembre e della musica fantasma. Un paio di settimane dopo sono andata a farle visita, pregandole di non dire niente alla bambina, ma lei lo sapeva. Si piazzò davanti alla porta 10 minuti prima della mia improvvisata. Quando Lucy le chiese chi stava arrivando, Abra rispose: "Momma". Ormai è un'abitudine, soprattutto se viene qualcuno che conosce e che le sta simpatico. A fine primavera del 2003 Lucy trovò la figlia nella stanza matrimoniale che strattonava il secondo cassetto del comò. «Didi!» disse alla madre. «Didi! Didi!» «Amore, non ti capisco, ma se vuoi puoi guardarci dentro. Contiene vecchia biancheria intima e avanzi di trucco.» Ma a quanto pareva Abby non era interessata al cassetto. Non lo degnò neppure di un'occhiata quando Lucy lo aprì per farglielo esplorare. «Etro! Didi!» Poi, tirando il fiato, «Didi, etro, mamma!»
I genitori non arrivano mai a parlare il bambinese con scioltezza. È il tempo che manca, ma quasi tutti ne imparano i rudimenti. Alla fine la donna comprese che la figlia non era attirata dal contenuto del comò, ma da qualcosa che si nascondeva dietro. Incuriosita, lo spostò. Abra si infilò subito nello spiraglio. Lucy, più per paura della polvere che di eventuali insetti o topi, cercò inutilmente di agguantare la piccola per la maglietta. Il tempo di spostare abbastanza il comò per poterci passare e Abby aveva già in mano una banconota da $20 che era scivolata giù dalla fessura tra il piano del mobile e la base dello specchio. «Guarda!» esclamò lei trionfante. «Didi! Didi miei!» «No!» replicò la madre strappandole i soldi dal minuscolo pugno. «I bimbi non hanno bisogno dei didi!» «Però ti sei appena guadagnata un cono gelato!» «Gelato! Gelato!» gridò Abby. «Gelato! Mio!» «E adesso?» «E adesso racconta al dottore della signora Judkins!» riprese David. «C'eri anche tu?» «Sì, in effetti! Una festa dell'indipendenza molto impegnativa!» Nell'estate del 2003 Abra aveva imparato a esprimersi con frasi abbastanza chiare. Chet era venuta a passare il fine settimana con gli Stone. La domenica del 6 luglio, David era andato al supermercato per comprare una nuova bambola per il barbecue in giardino. Abra stava giocando in soggiorno con i mattoncini delle costruzioni. Lucy e Chet erano in cucina, controllando a turno che la piccola non avesse improvvisamente deciso di mangiucchiare il filo elettrico della TV o di scalare le vette di monte sofà. Però Abby non era interessata a simili sciocchezze, essendo occupata a fabbricare una specie di Stonehenge con i suoi blocchetti di plastica. Lucy e Chet stavano svuotando la lavastoviglie quando la bimba iniziò a urlare. «Sembrava stesse morendo! Hai idea di quanto possa essere terribile, vero?» John annuì. «Alla mia età non sono più abituata a correre, ma quel giorno scattai come Wilmer Rudolph. Mi precipitai in soggiorno, battendo Lucy in volata di mezza lunghezza. Ero talmente convinta che la piccola si fosse fatta male da credere di scorgere del sangue. Invece stava bene, fisicamente perlomeno. Mi si buttò addosso stringendomi le gambe in un abbraccio, l'alzai da terra e nel frattempo era arrivata Lucy e insieme riuscimmo a calmarla un po'. «Vanni!» esclamò. «Aiuta Vanni, mamma! Vanni caduta!» Non avevo idea di che cosa stesse parlando, ma Lucy sì. Vanni era Wanda Judkins, la dirimpettaia. «È la sua vicina preferita», la interruppe David. «Quando prepara i biscotti, in genere ne fa uno apposta per Abra con il suo nome scritto sopra, con l'uvetta o la glassa. È vedova e vive da sola». Così attraversammo la strada, io davanti e Lucy dietro, con in braccio la piccola. Bussai? Nessuna risposta. «Vanni in salotto!» gridò Abby. «Aiuta Vanni, mamma! Aiuta Vanni, mamma! Si è fatta la bue, c'è sangue!» La porta era aperta. Entrammo e sentii subito il puzzo dei biscotti bruciati. La signora Judkins era stesa sul pavimento della sala da pranzo accanto a una scaletta pieghevole. Stringeva ancora in mano il panno usato per spolverare gli stampi da dolci ed effettivamente c'era parecchio sangue. Una pozza rossa le circondava la testa come un'aureola. Non mi sembrava respirasse, pensai fosse morta, ma Lucy si accorse che le batteva il polso. Si era fratturata il cranio nella caduta e aveva sofferto una lieve emorragia cerebrale, ma il giorno dopo era già sveglia. Al compleanno di Abra ci sarà. Se farà un salto, dottore, avrà occasione di salutarla. Chet fissò il pediatra dritto negli occhi. Secondo il medico del pronto soccorso, se fosse rimasta là ancora per molto, sarebbe schiattata o finita in uno stato vegetativo permanente. Una condanna ben peggiore della morte, se proprio vuole saperlo. A ogni modo, Abby le ha salvato la pelle. John gettò la penna sul tavolo, sopra il blocco per appunti. Non so che dire. C'è dell'altro, anche se è difficile da quantificare, affermò David. Forse perché mia moglie e io ormai ci siamo abituati.
Un po' come succede con un bambino nato cieco, o almeno credo. Solo che qui è quasi il contrario. Probabilmente lo sapevamo fin da prima dell'11 settembre. Avevamo intuito che c'era qualcosa quando l'abbiamo riportata a casa dopo la nascita. È come se... L'uomo tirò un lungo sospiro e fissò il soffitto, quasi alla ricerca di un'ispirazione. Concetta lo strinse per il braccio. Vai avanti, se non altro il dottore non ha ancora avvisato il manicomio. D'accordo. È come se in casa soffiasse uno strano vento, ma non se ne vedono o sentono gli effetti. Penso sempre che prima o poi sventolino le tende o volino via i quadri dalle pareti, ma non succede mai. E non è tutto. Un paio di volte alla settimana, o addirittura al giorno, salta il contatore. L'abbiamo fatto controllare da due diversi elettricisti in quattro occasioni diverse. Hanno verificato i circuiti e ci hanno assicurato che è tutto perfetto. Certe mattine scendiamo in salotto e i cuscini delle sedie e del divano sono a terra. Raccomandiamo ad Abra di riordinare i giocattoli prima di andare a letto e lei ci obbedisce diligentemente, a meno che non sia troppo stanca o di cattivo umore. Però ogni tanto il mattino dopo troviamo la cesta aperta e i suoi adorati mattoncini sparsi in giro. David tacque per un istante, spostando lo sguardo sulla tavola ortottica appesa di fronte. John pensò che Concetta l'avrebbe esortato a proseguire, ma lei non aprì bocca. «E va bene, sembra assurdo, ma le giuro che è capitato davvero. Una sera, appena abbiamo acceso la televisione, ci siamo ritrovati con i Simpson su ogni canale. Abby rideva quasi fosse lo scherzo più bello del mondo. Lucy è dato di matto. Abra, Raffaella Stone, se è colpa tua, smettila subito. In genere mia moglie evita di parlarle così duramente, ma quando succede nostra figlia si fa piccola piccola. Quella sera non costituì un'eccezione alla regola. Spensi la TV e quando la riaccesi tutto era tornato alla normalità. Potrei fornirle decine di altri esempi, strani incidenti, fenomeni curiosi, ma in genere si tratta di inezie quasi impercettibili. Alzò le spalle. Come le ho già detto, ci si fa l'abitudine. Verrò al compleanno, assicurò John. Dopo questi racconti, come potrei resistere? Probabilmente non capiterà nulla. Tanto per citare una vecchia barzelletta, se si vuole che un rubinetto smetta di perdere, basta chiamare l'idraulico. Concetta sbuffò. Ne sei tanto convinto, ma temo che ti dovrai ricredere, figliolo. Poi, rivolgendosi ad Dalton. Sono stata costretta a trascinarlo qui con la forza. Dacci un taglio, mamma, sussurrò Dave, paonazzo. John sospirò. Già in precedenza si era reso conto della rivalità tra i due. Non ne conosceva la causa. Forse era una specie di gara per guadagnarsi le attenzioni di Lucy, ma non voleva che la situazione trascendesse. La loro bizzarra missione li aveva trasformati in alleati temporanei, e le cose dovevano restare così. «Finitela di stuzzicarvi», intimò senza troppi complimenti. I due smisero di fissarsi in tralice per osservarlo sorpresi. «Vi credo. Non ho mai sentito nulla di lontanamente simile, ma...» «Oppure sì». Non terminò la frase, ripensando all'orologio che aveva ritrovato in circostanze curiose. «Dottore!» «Scusate, un crampo al cervello». Entrambi sorrisero. Erano tornati alleati. Perfetto. «Comunque nessuno chiamerà il manicomio. Sono convinto che siate gente con la testa sulle spalle, persone istruite, non facili a isterismi o allucinazioni. Potrei sospettare una strana forma di sindrome di Munchausen se solo uno di voi sostenesse l'esistenza di tali... manifestazioni paranormali? Ma non è così. In questo caso siete in tre, perciò ecco la domanda. Che cosa vi aspettate da me?» Dave sembrò disorientato, a differenza di Cetta. «Che la osservi, come farebbe con qualsiasi bambino affetto da...» Le gote di David Stone tornarono ad accendersi violentemente di rosso. «Abra non è malata!» la rimbeccò. La donna si voltò di scatto verso di lui. «Lo so benissimo, Cristo Santo! Vuoi lasciarmi finire?» David sollevò le mani in segno di resa, con un'espressione paziente. «Per carità, scusami tanto!» «Non mi piace quando mi salti in testa, David!» «Smettetela di bisticciare, bambini, o vi dovrò spedire nella cella imbottita!»
Concetta sospirò. «È una situazione esasperante per tutti noi, Devi. Mi dispiace, ho usato la parola sbagliata!» «Nessun problema, basta che restiamo uniti!» «Sì, sì, hai ragione!» rispose lei con l'ombra di un sorriso. «Dottor Dalton, la osservi come farebbe con qualsiasi bambino colpito da una patologia non ancora diagnosticata. Non possiamo chiederle di più e credo che per il momento sia abbastanza. Forse le verranno delle idee, o almeno lo spero. Vede...» Cetta si girò verso David Stone con un'espressione di impotenza che, secondo John, costituiva una rarità su quel volto deciso. «Abbiamo paura. Cetta, Lucy e io siamo spaventati da morire. Non di lei, ma per lei. Perché è talmente piccina e se questo suo potere, non so come altro chiamarlo, non avesse ancora raggiunto il culmine? Se dovesse continuare a crescere? Che cosa potremmo fare? Rischierebbe di... non lo so. Certo che lo sai!» lo interruppe Concetta. «Rischierebbe di perdere il controllo e fare del male a se stessa o ad altri. Magari non sarà così, ma il solo pensiero che potrebbe accadere...» sfiorò la mano di John. «È spaventoso!» Dan Torrance era sicuro che avrebbe abitato nella torretta dell'Helen Rivington da quando aveva intravisto il vecchio amico Tony salutarlo da una finestra che si era poi rivelata sbarrata con assi. Chiese della camera a Rebecca Clausen, la direttrice dell'ospizio, 6 mesi dopo averci iniziato a lavorare come inserviente, addetto alla manutenzione. È medico interno non autorizzato, insieme con il suo fedele aiutante Ezzy, naturalmente. «Quella stanza è un cumulo di ciarpame», aveva risposto la signora Clausen. Era una donna sulla sessantina, con i capelli di un rosso improbabile, sarcastica e sboccata. Sapeva però dimostrarsi un superiore attento e comprensivo. Ancora più importante, almeno dal punto di vista del consiglio d'amministrazione, era abilissima nella raccolta fondi. A Dan non stava esattamente simpatica, ma aveva imparato a rispettarla. «La pulirò nel tempo libero. Non pensa che sarebbe meglio se abitassi qui, restando sempre a disposizione?» «Dan, dimmi la verità. Com'è che sei così bravo in quello che fai?» «Non lo so con precisione.» Ed era vero, almeno per metà. O il 70%. Aveva vissuto con lo Shining fin da quando era nato e ancora non lo capiva. «Ciarpame a parte, d'estate la torretta è un forno e d'inverno così fredda da congelarti l'uccello.» «Un problema semplice da rettificare», aveva replicato Dan. «Non parlarmi del tuo retto!» La donna lo guardò severa da sopra le mezze lenti. «Qui è in gioco il mio culo! Se i membri del consiglio sapessero quello che ti lascio combinare, mi spedirebbero a intrecciare ceste di vimini nella residenza assistita per anziani giù a Nashua. Quella con le pareti rosa e la musica di Mantovani per filo di fusione.» Fece un verso di scherno. «Perché tu sei il dottor Sleep, il dottor Sonno, come no?» «Per la verità il medico è Ezzy», rispose gentilmente Dan. Era certo che avrebbe ottenuto ciò che voleva. «Io sono il suo assistente.» «Ezzy è un fottuto gatto! Un randagio pulcioso che è arrivato qui dalla strada per essere adottato da vecchi ospiti ormai partiti per il grande chissà cosa. Si preoccupa solo delle sue 2 razioni giornaliere di crocchette.» Dan era rimasto in silenzio. Entrambi sapevano che non era vero. «Credevo che a Elliot Street stessi alla grande. A sentire Pauline Robertson, persino le tue scorregge profumavano di violetta. Lo so perché canto con lei nel coro della parrocchia.» «E qual è il suo inno preferito? In Gesù trovai il mio fottuto amico?» Lei esibì la sua personale versione di un sorriso. «Oh, va bene. Pulisci la stanza, trasferisciti. Mettici la TV via cavo, un sistema audio quadrifonico, un angolo bar, fai quel cazzo che ti pare, tanto io non sono solo il capo.» «Grazie, signora sì.» «Ah, e non scordarti la stufetta elettrica. Magari ne trovi una a un mercatino dell'usato con il cavo bello sfilacciato.
giusto per dare fuoco a questo fottuto ospizio una gelida notte di febbraio. Così al suo posto potranno costruire un altro aborto in mattoni, identico a quello sui lati. Dan si alzò, portandosi il dorso della mano alla fronte in un maldestro saluto militare. Agli ordini, capo! La donna lo congedò con un cenno. Sparisci prima che cambi idea, Doc! Alla fine Dan si procurò una stufetta elettrica, ma non aveva il cavo sfilacciato e si spegneva automaticamente se si ribaltava. Nella stanza al terzo piano non ci sarebbe mai stata l'aria condizionata, ma facevano una bella corrente un paio di ventilatori sistemati davanti alle finestre spalancate. Nei giorni d'estate si cuoceva comunque, però Dan era quasi sempre fuori e le sere estive del New Hampshire di solito erano fresche. La maggior parte della roba monticchiata là dentro erano cianfrusaglie inservibili, ma lui conservò una grande lavagna da scuola elementare che trovò appoggiata a una parete. Doveva essere rimasta là per mezzo secolo, nascosta dietro un groviglio di vecchie sedie a rotelle ferite a morte. La lavagna si rivelò utile. Dan ci scrisse sopra i nomi dei pazienti con i rispettivi numeri di stanza, cancellando man mano i defunti e aggiungendo i nuovi arrivati. Nella primavera del 2004 sulla lavagna figuravano 32 ospiti. 10 alloggiavano nella Rivington 1, 12 nella 2, ovvero gli squallidi edifici di mattoni sui lati della casa vittoriana dove una volta la famosa Helen Rivington aveva abitato, scrivendo emozionanti romanzi rosa sotto il magniloquente pseudonimo di Jeannette Monpars. Il resto dei pazienti era dislocato nei due piani sotto l'appartamento di Dan nella torretta, angusto ma funzionale. «La signora Rivington è nota per qualcos'altro, a parte i suoi libracci da due soldi?» aveva chiesto Dan a Claudette Albertson poco dopo aver iniziato a lavorare all'ospizio. I due si trovavano nella zona fumatori, occupati a coltivare il loro vizietto. Claudette, un'allegra infermiera afroamericana con due spalle da attaccante di football, aveva buttato all'indietro la testa scoppiando a ridere. «Ma certo, dolcezza, per avere lasciato a Fraser una barca di soldi. Più questa casa, ovviamente. Era convinta che le persone anziane avessero bisogno di un posto dove morire con dignità». E all'Helen Rivington la maggior parte di loro ci riusciva. Ultimamente anche grazie a Dan e all'aiuto di Ezzy. Lui era quasi certo di aver trovato la propria vocazione. All'ospizio si sentiva a casa. Il mattino della festa di compleanno di Abra, Dan si svegliò e si accorse che tutti i nomi sulla lavagna erano scomparsi. Al loro posto, una sola parola, a caratteri giganteschi e irregolari. Ciao. Scritto con una C minuscola, I e A maiuscole e uno smile al posto della O. Rimase a lungo in mutande sul bordo del letto, limitandosi a fissare la scritta. Poi si alzò e passò le dita sulle lettere, sbavandole appena, sperando in un briciolo di shining. Alla fine si strofinò la mano macchiata di gesso sulle cosce nude. «Ciao a te!» mormorò. E poi... «Per caso ti chiami Abra?» Nessuna risposta. Si infilò l'accappatoio, prese il sapone e il telo di spugna e scese alle docce del personale del secondo piano. Una volta tornato, afferrò il cancellino che aveva scovato insieme con la lavagna e iniziò a togliere la scritta. Più o meno a metà, un pensiero improvviso fece capolino. «Papà mi ha detto che ci saranno un sacco di palloncini!» Costringendolo a fermarsi in attesa di altro. Ma non arrivò a nulla, e così lui finì di pulire la scritta «Ciao» per bene, e cominciò a riscrivere i nomi dei pazienti e i numeri di stanza, basandosi sul registro delle presenze di quel lunedì. Risalendo in camera a mezzogiorno, quasi si aspettava di ritrovarli cancellati e sostituiti da un «Ciao». Invece erano lì, come li aveva lasciati.
La festa di compleanno di Abra si svolgeva nel giardino degli Stone, una stupenda macchia di verde sul retro della casa con alberi di mele e di sanguinella in boccio. In fondo al prato una recinzione metallica e un cancello chiuso da un lucchetto a combinazioni. La rete era un pugno nell'occhio, ma Lucy e David quasi non ci badavano. Al di là scorreva il fiume Saco, che proseguiva tortuoso verso sud-est attraversando Fraser, North Conway e il confine con il Maine. Secondo gli Stone, i bambini e i fiumi erano una pessima accoppiata, specialmente in primavera, quando il Saco si ingrossava e le sue acque si facevano agitate a causa del disgelo. Ogni anno il settimanale locale dava notizia di almeno una morte per annegamento. Quel giorno i bambini erano fin troppo impegnati sul prato. L'unico gioco organizzato a cui parteciparono fu un breve giro di segui il capo, ma erano già abbastanza grandicelli per correre o rotolarsi sull'erba, arrampicarsi sopra i giochi da giardino di Abra o attraversare gattoni le gallerie di tela plastificata montate da David con un paio di altri papà, o ancora per colpire i palloncini sparsi. Erano tutti gialli, il colore preferito della festeggiata, e se ne contavano quasi un centinaio, come John Dalton avrebbe potuto testimoniare. Era stato lui ad aiutare Lucy e la bisnonna a gonfiarli. Per avere quasi 90 anni, Chet aveva due polmoni formidabili. C'erano 9 bambini, compresa Abra, e siccome era venuto almeno un genitore per ognuno di loro, non mancava la supervisione degli adulti. File di sedie pieghevoli erano state sistemate sul portico e non appena la festa rallentò il ritmo, John si accomodò di fianco a Concetta, vestita con un paio di jeans firmati e una felpa con la scritta «La migliore bisnonna del mondo». Era occupata a divorare una fetta gigantesca di torta di compleanno. Il pediatra, che aveva preso qualche chilo di troppo durante l'inverno, si accontentò di una misera pallina di gelato alla fragola. «Ma dove mette questo ben di Dio?» le chiese, indicando con un cenno del capo il dolce che stava rapidamente sparendo dal piatto di carta. «È magra come un grissino, quasi scheletrica.» «Può darsi, caro, ma ho uno scomparto segreto.» Chetta osservò i bambini gioiosi, lasciandosi sfuggire un profondo sospiro. «Quanto vorrei che mia figlia fosse vissuta abbastanza ad assistere a tutto questo. È uno dei miei pochi rimpianti.» John preferì lasciar cadere il discorso. La madre di Lucy, Sandra, era morta in un incidente stradale quando lei era più piccola di Abra. Il dottore l'aveva appreso dal modulo della storia familiare che gli Stone avevano riempito insieme. In ogni caso, Chetta stessa cambiò argomento. «Sa che cosa mi piace di loro a quest'età?» «No.» A John piacevano sempre, tranne quando arrivavano ai 14. Da quel momento le loro ghiandole andavano in tilt, costringendoli a comportarsi da stronzetti per almeno i 5 anni successivi. «Li guardi, Johnny, mi ricordano il regno della pace, il quadro di Edward Hicks. Ce ne sono 6 bianchi, logico, siamo nel New Hampshire, ma anche 2 neri e una stupenda coreana che potrebbe fare la modella per un catalogo di vestiti per bambini. Ha presente il ritornello di quella canzone... Rossi e gialli, bianchi e neri sono milioni, ma il Signore non fa distinzioni? Ecco che cosa abbiamo davanti. Dopo 2 ore nessuno di loro ha alzato le mani o dato uno spintone.» Il medico sorrise, bilanciando alla perfezione disincanto e cinismo. Aveva visto parecchi piccolini dare calcioni, spinte, pugni e persino morsi. «Mi meraviglierei se andasse diversamente. Frequentano tutti l'asilo nido più costoso e in vista della città, quindi i loro genitori sono di classe medio-alta, laureati, e credono nel sacro vangelo del non agitiamo le acque. Questi bambini non sono altro che animali sociali debitamente addomesticati.» John tacque, notando l'occhiataccia della donna, ma avrebbe potuto continuare, sottolineando che fino ai 7 anni circa, la cosiddetta età della ragione, la maggior parte dei bambini erano vere camere d'eco. Se crescevano in compagnia di adulti che andavano d'accordo e non alzavano la voce, si comportavano allo stesso modo. Se invece venivano tirati su da genitori che urlavano e si accapigliavano, beh... 20 anni di professione, senza contare 2 figli ormai affidati a esclusivi licei esperti nel non agitiamo le acque, non avevano distrutto gli ideali romantici di quando aveva deciso di specializzarsi in pediatria, ma sicuramente li avevano offuscati.
Forse i bambini venivano davvero al mondo trascinando nuvole di gloria, come aveva dichiarato Wordsworth con sorprendente fiducia. Ma si cagavano anche addosso finché non imparavano a non farlo. Nell'aria del pomeriggio risuonò un tintinnio argentino di campanelle, simile a quello di un camioncino dei gelati. I bambini si voltarono per capire che cosa stesse succedendo. Dal vialetto degli Stone arrivò sul prato un buffo individuo. Era un giovane alla guida di un gigantesco triciclo rosso, con un paio di guanti bianchi e un abito vistoso dalle spalle esageratamente ampie. Sul bavero della giacca sfoggiava un fiore grande quanto un'orchidea cresciuta a estrogeni. I pantaloni, anche quelli fuori misura, erano rimboccati fino alle ginocchia per permettergli di pedalare. Dal manubrio penzolavano tante campanelle, che facevano tintinnare con un dito. Il triciclo sbandava pericolosamente, senza ribaltarsi. Sulla testa del nuovo arrivato, sotto una bombetta enorme, un'assurda parrucca blu elettrico. David Stone lo seguiva reggendo una grande valigia in una mano e un tavolino pieghevole nell'altra. Aveva un'espressione sconcertata. «Ehi, ehi, ehi, piccoli!» gridò il giovane. «In fretta, radunatevi, perché lo spettacolo sta per iniziare!» Non dovette ripeterlo due volte. I bimbi si precipitarono in massa verso il triciclo, ridendo e schiamazzando. Lucy raggiunse John e Chetta. Si sedette e si scostò i capelli dagli occhi con un buffo soffio del labbro inferiore. Aveva il mento sporco di glassa al cioccolato. «Ecco il mago. Durante l'estate fa l'artista di strada a Fraser e a North Conway. Dave ha visto il suo annuncio in uno di quei giornali gratuiti. L'ha incontrato e l'ha assunto. Si chiama Reggie Pelletier, anche se preferisce essere conosciuto come il Grande Misterio. Vediamo per quanto tempo riuscirà a tenere desta la loro attenzione dopo che avranno dato un'occhiata da vicino al suo fantastico triciclo. Secondo me, per 3 minuti al massimo.» John pensò che forse Lucy si sbagliava. Il tipo aveva studiato perfettamente l'entrata per conquistare l'immaginazione dei bambini e la sua parrucca era divertente e non metteva paura. La sua faccia simpatica non recava tracce di cerone, un altro punto a suo vantaggio. Secondo il medico, i pagliacci erano assolutamente sopravvalutati. Capaci di terrorizzare i bimbi sotto i 5 anni, annoiavano a morte i ragazzini appena più grandi. «Accidenti, quanto siamo bisbetici oggi!» Forse perché l'avevano invitato a essere testimone di qualche stranezza e non era successo nulla. Abby gli sembrava una bambina perfettamente normale, più socievole degli altri forse, ma in linea con il resto della famiglia, escludendo Dave e Chetta quando erano in vena di lanciarsi frecciatine naturalmente. «Non sottovaluti la loro soglia dell'attenzione.» John si sporse oltre Chetta, usando il tovagliolo per pulire la macchia di glassa sul mento di Lucy. «Se ci sa fare riuscirà a conquistarli per almeno 15 minuti, magari anche 20. «Se, appunto!» ribatté la donna con una vena di scetticismo. Alla fine, Reggie Pelletier, altrimenti noto come il Grande Misterio, dimostrò di saperci fare davvero. Mentre il fedele aiutante, il non così grande Dave, montava il tavolino e apriva la valigia, Misterio pregò la festeggiata e i suoi invitati di ammirare il fiore appuntato sul bavero. Non appena si avvicinarono, le loro facce vennero raggiunte da una serie di spruzzi, prima rossi, poi verdi e alla fine blu. I piccoli sghignazzarono, eccitati dal trucco e dallo zucchero che avevano ingurgitato. «E adesso, ragazzi e ragazze, oh, ah, ah, che solletico!» Il giovane si sfilò la bombetta, estraendone un coniglio bianco. La platea lanciò un grido soffocato. Misterio lo consegnò ad Abra, che lo accarezzò e lo passò agli amici senza farsi pregare. L'animale sembrava tranquillo, nonostante le attenzioni non richieste. Forse, riflette John, aveva sgranocchiato un po' di mangime al Valium prima dello spettacolo. L'ultimo bimbo restituì il coniglio al prestigiatore, che lo risistemò nel cappello, ci passò sopra una mano e poi mostrò al pubblico l'interno della bombetta. A parte il rivestimento con i colori della bandiera americana, era vuota. «Dov'è finita?» chiese la piccola Susie Son Bartlett. «Nei tuoi sogni, tesoro!» le rispose Misterio. «Stanotte lo ritroverai lì a saltellare, e adesso chi vuole una sciarpa di seta magica?»
Subito si levarono grida di io da parte di maschietti e femminucce. Il giovane strasse le sciarpe dalle mani chiuse a pugno, distribuendole in giro. Seguirono altri trucchi in rapida successione. Secondo l'orologio di Dalton, i bimbi attorniarono Misterio con gli occhioni sgranati per 25 minuti buoni. Non appena la platea mostrò i primi segni di irrequietezza, il prestigiatore concluse lo spettacolo. Fece apparire 5 piatti dalla valigetta, che quando l'aveva mostrata era vuota come il cappello, e iniziò a palleggiarli, intonando «Tanti auguri a te!». I bambini si unirono in coro e Abra sembrò raggiante. I piatti tornarono nella valigia. Misterio la mostrò di nuovo perché potessero controllare che era vuota e poi ne tirò fuori una mezza dozzina di cucchiai. Se li appese al volto, concludendo con uno sulla punta del naso. La festeggiata apprezzò il trucco, sedendosi sull'erba, ridendo e abbracciandosi estasiata. «Anche Abra può farlo!» commentò. Ultimamente le piaceva parlare di sé in terza persona. La sua fase Giulio Cesare, come la definiva il padre. «Abba gioca con i cucchiai!» «Buon per te, dolcezza!» le rispose Misterio. Non le stava dando granché retta e John non poteva biasimarlo. Aveva messo in piedi un fantastico spettacolo per bambini. Era paonazzo e sudato, nonostante la brezza fresca che arrivava dal fiume, e gli restava ancora la sua uscita a effetto, pedalando in salita sul gigantesco triciclo. Il prestigiatore si chinò, accarezzando Abby sul capo con una mano guantata di bianco. «Buon compleanno e grazie a tutti voi per essere stati un pubblico straordinario!» Dall'interno della casa riecheggiò un tintinnio assordante, simile al rumore delle campanelle appese al manubrio del triciclo stile Godzilla. I piccoli si voltarono appena, per poi tornare a fissare Misterio mentre pedalava via, ma Lucy si alzò a controllare che cosa fosse caduto in cucina. Tornò fuori nel giro di un paio di minuti. «John, è meglio che venga a dare un'occhiata. D'altronde è stato invitato proprio per questo.» John, Lucy e Concetta restarono immobili a fissare il soffitto della cucina senza pronunciare una parola. Nessuno dei tre si girò quando Dave si unì a loro. Sembravano ipnotizzati. «Che?» iniziò a dire l'uomo, per poi accorgersi dell'accaduto. «Porca vacca!» Nessuno gli rispose. David continuò a guardare in alto, cercando di dare un senso a ciò che aveva davanti agli occhi, e poi se ne andò. Ritornò dopo qualche istante con la figlia per mano. Abra reggeva un palloncino. Intorno alla vita aveva legata a mo' di fusciacca la sciarpa regalatale dal grande Misterio. John Dalton le si inginocchiò di fronte. «È stata opera tua, tesoro?» Era una domanda di cui già conosceva la risposta, ma voleva sentire la sua spiegazione, per capire quanto ne fosse consapevole. La bambina guardò subito il pavimento, dove era atterrato il cassetto dell'argenteria. Un paio di coltelli e forchette erano rimbalzati via quando era schizzato fuori dal suo alloggiamento, ma nessuno mancava all'appello. Erano spariti solo i cucchiai, attaccati al soffitto da un'inspiegabile forza magnetica. Un paio penzolavano pigri dal lampadario. Il più grande, quello da portata, dondolava dalla cappa sopra i fornelli. Ogni bambino aveva una tecnica preferita per darsi coraggio. Grazie alla sua lunga esperienza, John sapeva che la maggior parte si infilava il pollice in bocca. Abby rappresentava un'eccezione. La piccola si coprì la parte inferiore della faccia, con la mano destra a coppa, stropicciandosi le labbra con il palmo. La frase le uscì soffocata. Il medico le spostò le dita con delicatezza. «Come, tesoro?» «Sono nei pasticci. Io...» rispose con un filo di voce. Il minuscolo petto che iniziava a sussultare. Cercò nuovamente di nascondersi con la mano, ma John la bloccò. «Io volevo essere come il grande Mistrosio.» Scoppiò a piangere. Il pediatra la lasciò andare e lei tornò a strofinarsi le labbra, con foga ancora maggiore. David la prese in braccio, baciandola sulla guancia. Lucy li strinse entrambi, baciando la figlia sulla testa. «No, amore, no. Nessun pasticcio, niente problemi.» La bambina affondò il volto nella piega del collo della madre. In quel preciso istante, i cucchiai caddero a terra. Il frastuono metallico
fece sobbalzare tutti. Due mesi dopo, mentre sulle White Mountains del New Hampshire stava arrivando l'estate, David e Lucy Stone si ritrovarono nello studio di John Dalton, con le pareti tappezzate delle fotografie sorridenti dei bambini che lui aveva curato nel corso degli anni, molti dei quali abbastanza cresciuti per avere a loro volta dei figli. «Ho ingaggiato uno dei miei nipoti che si innaccava bene con il computer. L'ho pagato io, naturalmente, ma non mi è costato molto. Volevo che controllasse se esistevano casi simili a quello di vostra figlia ed eventualmente facesse ulteriori indagini, limitando la ricerca agli ultimi 30 anni. Ne ha trovati quasi un migliaio». A David sfuggì un fischio di sorpresa. «Così tanti?» John scosse la testa. «No, per niente. Se stessimo parlando di una malattia, e non lo è, inutile tornarci sopra, sarebbe rara quanto l'elefantiasi, o il lichen striatus, che trasforma chi ne è affetto in una specie di zebra umana e colpisce una persona su 7 milioni. Questa roba di Abra si avvicinerebbe a una media del genere». «Che cos'è? Che cos'è esattamente questa roba?» Lucy aveva afferrato la mano del marito, stringendola forte. «Telepatia? Telecinesi? Un'altra televatte la pesca?» «In parte. Ha poteri telepatici? Sembrerebbe di sì, visto che sa in anticipo quando la gente viene a trovarla, ed era certa che la signora Judkins si fosse infortunata. Possiede facoltà telecinetiche? Assolutamente sì, considerando lo spettacolo a cui ho assistito nella vostra cucina il giorno del suo compleanno. È una sensitiva? Una preveggente, per usare un termine più elegante? Non possiamo esserne sicuri, anche se la storia dell'11 settembre della banconota dietro il Como pare indicativa. Ma che dire dei Simpson trasmessi su tutti i canali? Come lo definireste? O del motivetto fantasma dei Beatles? Sarebbe telecinesi se le note provenissero dal piano, ma voi mi assicurate di no?» «E allora?» gli chiese Lucy. «Che altro dobbiamo aspettarci?» «Non ne ho idea. Impossibile azzardare previsioni. Il problema del paranormale è che non è una scienza. Troppi ciarlatani, troppa gente con le rotelle fuori posto». «In sintesi, non è in grado di darci nessun consiglio». «Oh, proprio il contrario. Continuate a volerle bene», replicò John con un sorriso. «Se mio nipote ha ragione, vedrete parecchie altre stranezze finché Abra non sarà adolescente. Ricordatevi che A. mio nipote è solo un 17enne. B. basa le sue conclusioni su dati piuttosto labili. Comunque stiamo parlando di stranezze eccessive e preoccupanti. Intorno ai 13 o 14 anni i poteri di vostra figlia si stabilizzeranno, per poi cominciare a diminuire. Quando ne avrà 20 probabilmente saranno trascurabili, così come le loro manifestazioni». Un secondo sorriso. «Ma per tutta la vita sarà un'imbattibile giocatrice di poker». «E se dovesse iniziare a vedere la gente morta, tipo il ragazzino di quel film, come ce la caveremo?» «Se non altro avrete la prova che esiste l'aldilà. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. È acqua in bocca, chiaro?» «Poco ma sicuro», ribatté la donna. Abbozzò a forza un sorriso, ma si era mangiucchiata gran parte del rossetto e non le riuscì molto rassicurante. «Non vogliamo che nostra figlia diventi un fenomeno da baraccone». «Grazie al cielo nessun altro genitore si è accorto dello scherzetto dei cucchiai», affermò David. «Giusto per curiosità, pensate che lei si renda conto di essere speciale?» domandò il pediatra. Gli Stone si scambiarono un'occhiata. Credo di no», rispose alla fine Lucy. «Ma dopo i cucchiai è diventato quasi un affare di Stato». «Per voi, ma probabilmente non per Abby», sottolineò John. «Ha pianto un pochino, ma poi ha fatto subito un bel sorrisone. Nessuno le ha urlato contro, la sgridata o la sculacciata. Per il momento il mio suggerimento è di lasciar correre. Quando sarà cresciuta potrete consigliarle di non provare i suoi trucchetti a scuola. Trattatela come se fosse normale, anche perché quasi sempre lo è. D'accordo?» «D'accordo», replicò David. «E poi non ha mica pustole o vesciche o un terzo occhio». «Certo che ce l'ha», lo corresse la moglie, pensando al velo con cui la figlia era nata. «Forse non lo vedi, ma è lì». Il medico si alzò. «Se vi fa piacere, riordinerò le stampate di mio nipote e ve le manderò». «Sì, grazie», rispose David. «Scommetto che anche a mamma interesseranno molto». «A
sbozzò una smorfia. Lucy se ne accorse e si rabbuiò. Nel frattempo godetevi vostra figlia. Da quello che ho visto è una bambina adorabile. Supererete questa fase. Per un po' di tempo le previsioni di John sembrarono esatte.